seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Ciao! Siccome siamo chiusi in casa e praticamente non ci muoviamo, ho deciso di porvi una sfida. Ogni giorno vorrei cercare di fare 10.000 passi, che poi passi è indicativo perché per fare passi significa che tu ti devi muovere parecchio e non è che mi metto a fare il giro della casa adesso all'improvviso. I passi sono indicativi per dire che comunque mi devo muovere, quindi appena il mio orologio segnerà 10.000 passi vorrà dire che avrò raggiunto l'obiettivo di quella giornata. Mi potrò muovere facendo diverse cose, come facendo sport, che non faccio sport, ballando, anche se non so ballare, quindi farò mosse a caso, saltellando in giro per la casa o facendo altro. L'importante è raggiungere questi 10.000 passi giornalieri. Ero riuscita a portare avanti questo obiettivo per ben 2 settimane precise prima di tutto ciò, tipo da gennaio, dalla seconda settimana di gennaio fino a febbraio, ma poi per altri motivi comunque non è andata più avanti questa challenge. Però mi piacerebbe portarla adesso su YouTube e quindi farlo adesso che sono in quarantena, anche per spronarmi a muovermi di più e per non restare su una sedia tutto il santo giorno. Quindi ho deciso di portarmi con me durante questa challenge e vedremo insieme se riuscirò a portarmi a casa dei risultati o meno. Ovviamente l'obiettivo principale di questo challenge sarebbe anche quello di perdere magari qualche chilo, perché no? Quindi qua ci sarà il peso di partenza di oggi, che è esattamente il 28 di marzo, e poi man mano che andremo avanti con la challenge vedremo se ci saranno dei miglioramenti o meno. E giusto per iniziare l'allenamento, qual modo migliore se non togliere tutte le lenzuola dai lettini e fare la lavatrice? Bene così, la prima lavatrice della mia vita l'abbiamo fatta. Ed il bello che ancora non ha preso fuoco niente, cioè ragazzi, questi sono passi da gigante. Che comunque scherzo a parte, oggi mi devo tagliare questi capelli perché fanno leggermente pena, anzi un po' tanto pena. Per fortuna che nel mio palazzo c'è una parrucchiera che mi salva la vita. Ragazzi, direi che il nostro l'abbiamo fatto per oggi. Ok, calmi. Prima che mi linciate, ho davvero fatto attività fisica, ma l'ho fatta in videochiamata con la mia migliore amica e altre 2 ragazze, quindi non mi sembrava il caso di mettervi la videochiamata. Nonostante questo, stamattina ho fatto altri esercizi, alcuni dei quali abbiamo fatto anche in videochiamata, e quindi mi sembrava il caso metterveli. Probabilmente li speederò al massimo, perché non sono la persona più appropriata per fare una cosa del genere, anzi, non lo sono affatto, ma volevo farvi vedere comunque che sto cercando di portarmi a casa i risultati. Tra l'altro, ieri sono riuscita a raggiungere l'obiettivo dei 10.000 passi e ne ho fatti 10.125, una cosa del genere, e appunto li ha contati lo Xiaomi e ci sono anche le calorie che ho bruciato, ma dopo metterò gli altri parametri in sovraimpressione. Magari lo faremo come riepilogo alla fine di questo video, vedremo un po' come fare magari, oppure metterò una clip nel mezzo, adesso deciderò un po'. Comunque sia, nel frattempo io direi che vi lascio le clip del mio allenamento, tra virgolette, che poi non era un allenamento, era solamente stretching più o meno e niente. Ve lo lascio qui e vediamo un po' se oggi anche riuscirò a raggiungere i 10.000 passi. Probabilmente sì, perché sono già a 7.285 e sono solo le 5 del pomeriggio, quindi abbiamo tempo. E niente, buona visione! Tornata per una nuova clip dopo circa una settimana e più che faccio 10.000 passi al giorno costanti, ragazzi. Sì, non ci crederete mai, ma in realtà ce la sto facendo. Che cosa sto facendo di preciso? A parte gli esercizi che vi ho fatto vedere nell'altra clip, nelle clip precedenti, sto cercando di fare almeno gli addominali tutti i giorni, quindi anche se non faccio magari stretching tutti i giorni, cerco di fare gli addominali. Poi sto giocando a Just Dance con mia sorella, perché comunque sì, anche Just Dance è utile per bruciare calorie, e principalmente cerco di comunque variare
fare, tra virgolette, le cose che faccio. Cioè, l'importante per me è fare movimento. Ora non sto qui a fare un workout perché devo diventare un bodybuilder, quindi sinceramente non me ne può fregare di meno. Appunto, la cosa che mi interessa è quella di comunque passare il tempo in questa quarantena e magari cercare di fare un po' di movimento. Stamattina mi sono pesata, oggi è mercoledì, quindi venerdì fra 3 giorni faranno appunto 2 settimane. Non ho visto i risultati, ma avevo già bevuto anche il latte, comunque avevo bevuto un bel po' d'acqua, diciamo. Quindi non so se sia un risultato, tra virgolette, camuffato da quello o meno. Fatto sta che comunque venerdì mattina mi peserò nuovamente e vedremo se avrò sceso magari un chilo, un grammo, magari qualcosa. Spero vivamente. Comunque, anche se il mio peso non sarà diminuito, me ne farò una ragione e continuerò ad allenarmi, tra molte virgolette, a fare almeno un po' di movimento tutti i giorni. Tra l'altro devo dire che con gli addominali sono migliorata moltissimo. Prima, nelle clip precedenti, non è che mi alzavo tantissimo da terra, adesso riesco a mettermi seduta, quindi già quello è un grandissimo passo davanti. Io non so sinceramente perché prima non ce la facessi ad alzarmi, ma era più forte di me, cioè proprio non ci riuscivo proprio. Come se tipo ci avessi avuto un blocco, boh. Comunque, tralasciando il fattore peso, questa cosa appunto di allenarmi, tra virgolette, tutti i giorni, mi fa stare anche meglio, perché comunque so che un paio d'ore della mia giornata le impiegherò in quello, un altro paio d'ore le impiegherò in registrare e ideare comunque nuovi contenuti da portarvi qua sul canale, e un altro paio d'ore le impiegherò per fare compiti e le video lezioni del caso. Sì, lo sfondo non è dei migliori con la tenda qua dietro e i pigiami dall'altra, ma ragazzi, sto cercando di muovermi perché, come già vi ho detto nel video che è uscito martedì, non ce la faccio stare ferma in un posto e fare sempre gli stessi video con sempre le stesse inquadrature. Ok, forse questo non è il modo più sicuro per mettere il telefono per registrare, perché se cade mi ammazzo malissimo. Però va bene, è l'unico modo che ho. Volevo farvi vedere un attimo la mia progressione. 1, 2, 3, 4, 5. Prima già ne ho fatte altre, quindi non sono nella migliore delle forme. Adesso vi metterò un prima versus dopo di come facevo gli addominali e come li faccio adesso. Quindi fatemi sapere se vedete dei miglioramenti. Io comunque li ho notati, anche perché comunque ne riesco a fare più di seguito senza essere troppo stanca. Un'altra delle cose che non mi sono mai riuscita nella vita è il plank o plank, non lo so come si pronuncia, ragazzi, ma fatto sta che non lo so fare, cioè non riesco a capire se lo faccio bene o se lo faccio male e quindi ci provo? Ok, non credo sia questo il modo corretto. Non ho idea, ragazzi, cioè non ho più pallida idea di come si faccia il plank. Comunque ci provo. Vabbè, direi che comunque per adesso può bastare così, poi ci rivediamo direttamente venerdì mattina per fare il punto della situazione e vedere se sono riuscita comunque a perdere qualcosina o meno e soprattutto per farvi vedere comunque tutto il file di testo che ho salvato sul computer con tutti i passi giornalieri che ho fatto, con la relativa data ovviamente, le calorie bruciate e i grassi bruciati. E ovviamente per monitorare questi dati uso il mio Xiaomi Mi Band 3 che ho collegato al telefono tramite l'app di MyFit. Ovviamente i risultati non saranno al 100% accurati, però diciamo che comunque sono più o meno indicativi e potrebbero dare più o meno dei dati reali. Ed eccomi qua, ragazzi, stamattina è venerdì, mi sono pesata e sono scesa di peso. Ero 63 kg quando abbiamo iniziato, 63-64, dipendeva ovviamente da quando mi pesavo, comunque più o meno quello, mentre stamattina ero 62 o 62 un pochino di più. Comunque già mi va più che bene come risultato, considerando anche il fatto che comunque non ho rinunciato a mangiare niente, ma più che altro ho anche mangiato cioccolata, perché mio padre giustamente si è presentato a casa con 3 confezioni di Kinder da 20, e quindi che fai? Li rimani in frigo Kinder? No che non li rimani in frigo, te li mangi, e quindi è andata così. Comunque niente, io sto continuando la mia challenge dei 10.000 passi, magari poi farò un futuro video aggiornamento di questa challenge e vedremo per quanto tempo sto riuscendo a portare avanti il risultato. E niente, intanto state vedendo qui i giorni appunto che ho fatto di questa challenge con tutti i 10.000 passi e tutte le calorie che ho bruciato. Non sono ancora al 100% perché quelli che faccio di allenamento non me le conto insieme a quelle dei passi normali, però non lo so come funziona sta cosa, devo capire un attimo. E niente, io direi che però per questo video può anche essere tutto, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se così sarà, lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivetevi al canale se ancora l'hai fatto. E noi ci vediamo prossimamente con un prossimo video, sempre qua sul canale. Bella!